rivolgo a tutti voi il saluto più cordiale. Vorrei salutare e ringraziare il Presidente del Consiglio Nazionale, Enzo Bianco, con gli auguri per la conferma in questo suo ruolo, ringraziandolo per il suo intervento, così come ringrazio il Presidente della Regione, il Sindaco di Arezzo, che in questi giorni, come voglia il Sindaco di Roma, sembra la capitale d'Italia, con tutti voi qui che rappresentate il nostro Paese. È dunque terminata la prima giornata della tre giorni di ANCI qui ad Arezzo, la 36esima Assemblea Nazionale che ha visto rieleggere il presidente uscente, sindaco di Bari De Caro. C'è stata addirittura una standing ovation durante il suo discorso, quando ha detto ci sono sindaci che fanno questo mestiere con diciamo un compenso che addirittura è minore rispetto a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Forse questa frase dice tutto sulla difficoltà di fare il sindaco oggi. Questi sono stati i temi di questa prima giornata, quindi troppa burocrazia, le grandi opere che non si sbloccano, la difficoltà di dare risposte ai cittadini. E per quello che riguarda le istituzioni aretine, ovviamente il sindaco di Arezzo che ha prima insomma descritto la nostra bellissima città e l'importanza di ospitare, ecco, questa tre giorni proprio a ad Arezzo, la presidente della provincia Silvia Chiassai, che ha marcato il fatto di ridare un ruolo più importante alle province e ha chiesto formalmente un incontro con il presidente del capo dello Stato Mattarella, che era appunto presente a questa prima giornata. Questo ovviamente era il discorso più atteso, quello proprio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha detto insomma i comuni non sono assolutamente una periferia della nostra Repubblica, ma sono la sua base. I comuni, tutti, ciascuno di essi, costituiscono un tratto essenziale della nostra identità nazionale. E posti come sono, le radici dell'ordinamento lo alimentano in virtù della loro rappresentatività e della maggior vicinanza con le concrete comunità di vita. Per questo non può esistere una strategia efficace che escluda i comuni o che tenga ai margini nel disegnare il futuro del nostro Paese. Del resto viviamo la stagione dell'interdipendenza tra Paesi, addirittura fra continenti, tanto più tra istituzioni della rappresentanza politica nazionale e l'articolazione istituzionale della Repubblica, regioni, province, comuni. Il dialogo, il confronto tra i diversi livelli di governo non può essere improntato da un lato dalla imposizione di una sorta di camicia di forza sul sistema delle autonomie, ferma restando visione unitaria e complessiva del sistema della finanza pubblica, e dall'altro da una visione di tipo rivendicativo conflittuale. La Repubblica nella sua interezza e nelle sue articolazioni serve il cittadino e le comunità nelle loro aspirazioni, nel perseguimento dei loro legittimi interessi, secondo una griglia di criteri e di obiettivi indicati in Costituzione, quella che poc'anzi, ancora una volta, Antonio De Caro ha definito la più bella del mondo, indicati all'articolo 2 su diritti e solidarietà. Soltanto tenendo insieme crescita culturale e progresso scientifico, scelte politiche coerenti e forti legami di comunità, riusciremo a realizzare quanto richiesto da questo passaggio storico.